Professor Raffa, ancora una volta i nostri giovani dimostrano di avere le idee chiare, che possono fare impresa grazie ad un'università che riesce a essere al loro fianco e a instradarli verso il futuro. Sì, questo è il modello che anche nei prossimi anni si svilupperà a Napoli, in particolare a San Giovanni, nella nuova area Cirio, dove è previsto la coesistenza tra le imprese, le piccole imprese, le multinazionali e il sistema della formazione, dell'alta formazione universitaria napoletana. Professore, un po' delle cose che oggi sono diventate all'ordine del giorno, lei già da 10 anni le portava avanti, è stato uno dei precursori. Si immaginava che in questi 10 anni sarebbe successo tutto questo e poi per giunta a Napoli? Ma io sì, l'immaginavo, perché quando si mettono insieme le idee dei giovani, soprattutto le idee di nuove imprese anche di tipo sociale, e poi l'esperienza degli anziani, è chiaro che qualcosa viene fuori. Infatti negli ultimi 10-15 anni è cambiato il sistema della formazione per motivi strutturali, cioè praticamente bisogna tenere presente che il sistema della formazione... Scusate, abbassate questo. Un momento. Arrivediamo. Non allora se no la ripetiamo questa gridata. Niente, no, e non ricominciamola da capo. Scusami, allora ci mettiamo. No, ma quello che dice di abbassare, sennò... Io non posso essere io. Scusa Francesco, abbiamo dovuto sospendere, sei rispostato in seguito. Vai, va, ripetiamo. Sì, ripetiamo. Allora, beh, la domanda vale. Va, in realtà tu diciamo sono 10 anni, già da 10 anni. Sì, allora sono 10 anni. Domandavi del successo di questo modello, se praticamente lo vedevamo praticabile. Certo, con questa velocità non ci credevamo, ma è molto importante. Noi oggi abbiamo fatto questa riunione nel comune di Napoli. E la regione ha istituito un assessorato all'internazionalizzazione e alle start-up. Significa che c'è una sensibilità e che quelle che sono delle esperienze innovative diventano addirittura delle possibili politiche industriali. Questo è molto importante, e certo che ci crediamo, perché se noi vogliamo il rilancio della Campania, del sud e dell'Italia, sono queste esperienze che vanno portate avanti, perché solo attraverso iniziative imprenditoriali serie si ottiene buona occupazione. Vorrei fare un esempio che dimostra che questo è vero. Negli ultimi 12 anni sono nate da queste iniziative circa 2.000 imprese. Il costo di una persona occupata è intorno ai 20.000 euro, perché gli altri costi li sostiene l'università o l'ente pubblica di ricerca. Quindi il risultato è sotto gli occhi di tutti. Se teniamo conto che questo è un paese che ha avuto grande crisi in questi anni, tutta la nuova occupazione è dipesa in gran parte dalle nuove iniziative imprenditoriali, quindi muoversi su questo significa rilanciare il paese. Professore, un'ultima considerazione: proprio in questi giorni è uscita la classifica del Sole 24 Ore delle università italiane, che vede le università del sud agli ultimi posti, eppure l'università di Napoli genera questi risultati, genera nuove imprese. Com'è possibile? Che interpretazione dà lei? Questa volta diciamo il Sole 24 Ore, che ha pubblicato la graduatoria, ha spiegato anche la metodologia con cui è stata fatta la graduatoria, e il nostro amico Edoardo Cosenza, l'ex assessore regionale alla protezione civile, ha provato a fare la graduatoria
utilizzando i fattori territoriali, cioè il Sole 24 Ore ha detto: guardate, questa è la didattica, questa è la ricerca e poi questi sono i fattori ambientali del contesto che ho utilizzato. Se togliamo i fattori ambientali, cioè il fatto che Napoli sta a Napoli, Reggio Calabria a Reggio Calabria e Torino a Torino, e se alcune infrastrutture noi sono inferiore, sapete cosa viene fuori? Che la Federico II sta tra il primo e il secondo posto, quindi finalmente questa volta si chiarisce che quelle graduatorie non riguardano la produzione scientifica o la didattica, ma riguardano i servizi all'esterno. Ma tutti sanno che i trasporti in Campania funzionano meno bene che a Torino. Se noi mettiamo i trasporti, è chiaro che nella graduatoria, quindi c'è bisogno di migliorare in tutti i campi, ma questa graduatoria rivela pure che molte difficoltà non sono delle istituzioni università, ma sono del contesto. Speriamo che riusciamo a migliorare.